Il problema è che nessuno al mondo sa cosa significhi Elohim. Nessuno al mondo lo sa. Tradurlo con Dio è veramente invenzione pura. Tant'è che poi, diciamo, nelle varie interpretazioni, secondo vari studiosi, significherebbe quelli dell'alto, gli splendenti, i potenti, i giudici, i ministri, i legislatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è passato nella tradizione Dio. Tradurre Yahweh con il Signore o l'Eterno è fantasia pura. Questo nome qui, questo suono qui, anche come per Elohim, se aveva un significato, è assolutamente sconosciuto a tutti. Quando questo nome qui compare, Yahweh, compare quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto, sa di avere a che fare con uno di quelli lì. Mosè mai ha considerato Dio Yahweh, mai. E gli chiede: tu chi sei? Perché voleva essere certo dell'identità di quello di questi qui con cui lui aveva a che fare. E lui gli dice: io sono quello che sono, mi ricorderete con questo nome. Colui che è io sono. No. Prego. E la signora dietro. Ho detto, colui che è El, spesso cerca il singolare. Sì. Lui gli dice, io sono quello che sono. Io sono quello che è, io sono quello che sarò. Anche lì è tradotto in tutti i modi possibili. Io sono quel che, io addirittura io sarò quel che ero. Allora gli dice, però mi ricorderete con questo nome. Attenzione, non con il nome Yahweh, ma mi ricorderete con questo suono, Yahweh, perché le vocali non sappiamo quali fossero. Ma quando lui gli dice ricorderete con questo nome, la lingua ebraica non esisteva. Mi scusi, ma prima dell'introduzione delle vocali non avevano significato queste parole? Sì, prima ha detto che il significato vocali... orale, cioè quello di chi li leggeva, perché è ovvio che venivano lette con le vocali, non venivano scritte, quindi non si sa come lo leggessero, questo è il problema. Tant'è che è passato nell'uso Yahweh, ma nella Bibbia ebraica è vocalizzato, starei per dire forse più volte, come Yehovah. Presenti i testimoni di Geova? Ecco, è vocalizzato come Yehovah dai Masoreti. Allora, quando arrivo, finisco solo il concetto perché sennò, quando questo qui dice a Mosè mi ricorderete con questo nome, dice un suono che non sappiamo in che lingua sia stato detto, perché l'ebraico non esisteva. Questo suono, quindi queste quattro consonanti, vengono messe per iscritto la prima volta circa 4 secoli dopo essere stato pronunciato e ricevono le vocali 1600 anni dopo. Di questo nome non sappiamo nulla. L'unica certezza che abbiamo è che non è ebraico. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Cioè questo nome qui era conosciuto dagli abitanti del Medio Oriente molto prima che gli ebrei lo facessero proprio. Addirittura c'è un'iscrizione ugaritica dove c'è uno degli El che dice: il nome di mio figlio è Yahweh. Uno di questi dice che il nome di suo figlio è questo. Io in questo libro ho scritto anche ciò che mi ha scritto una persona della comunità ebraica di Roma, che mi dice probabilmente questo qui era il figlio minore di uno dei capi e doveva dimostrare di che cosa era capace, doveva farsi le ossa. E quindi gli hanno assegnato un certo compito. E in questa iscrizione ugaritica c'è uno di questi che dice: il nome di mio figlio è Yehuwa. Allora, facciamo finta che abbia ragione la teologia. Possiamo prendere Deuteronomio 32? Scusi, posso interrompere un attimo? Sì, intanto che... Volevo sapere, io ovviamente, come molti, ho letto la traduzione, no? Cioè varie traduzioni dell'Antico Testamento. E dove compare l'Elohim, ad esempio, anche
nelle primissime pagine della Bibbia, c'è scritto nelle note appunto che Elohim è plurale, eccetera. Però nel testo masoretico il verbo delle azioni che compie questo, cioè, è sia al plurale che al singolare. Ah, quindi a volte anche al singolare? Sì. Questo è ambiguo, però. È ambiguo. Quindi è ambiguo, per dire loro, o forse non lo è. Per esempio loro. Sì. O forse intendendo, siccome la lingua ebraica è molto concreta, il gruppo degli Elohim fa. Il gruppo degli Elohim decide. Il gruppo degli Elohim stabilisce. Per esempio quando disse facciamo l'uomo a nostra immagine. Ecco, facciamo è plurale. Sì, però a volte noi disse, diciamo... Disse, facciamo. Scusi, disse il gruppo, facciamo. Lo dico da dilettante. Ma ad esempio uno quando dice facciamoci una pizza, magari può essere anche uno che lo dice. Mi spiego? Sì. Un soggetto, c'è questo plurale. Sì. Adesso che poi sempre sia così, no, ma a volte esiste. Allora, è sia plurale che singolare. Allora, ha un termine. Facciamo, un attimo arriviamo, sì. Facciamo una breve parentesi sui masoreti. Sì. Sapete che cosa dicono gli studiosi dei masoreti che hanno scritto tra il VI e il IX secolo? Che non conoscevano l'ebraico, perché siccome loro parlavano l'aramaico, agivano su una lingua che non conoscevano. Tant'è che nel testo masoretico il professor Menachem Cohen della Università Bar Ilan di Tel Aviv, che ha un po' più di 80 anni, ha dedicato gli ultimi 30 anni della sua vita allo studio linguistico della Bibbia e ha rilevato più di 1500 errori di lingua commessi dai masoreti. Nonostante la siepe e tutto il resto. 1500 errori di lingua, tra errori gravi e sviste. Allora, se noi avessimo un autore italiano che nello scrivere un suo libro commettesse 1500 errori, che cosa gli diremmo? Loro l'hanno fatto. Quindi, oltre a tutte le modifiche che hanno apportato, ci sono pure gli errori di lingua. Allora, Deuteronomio 32, versetto 8. Così leggiamo le Bibbie tradotte, quelle che i critici non contestano. Vado? Sì. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, o più volte, ai figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli. Stop. Allora, quando Elion diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele. Andiamo avanti. Poiché la parte del Signore è il suo popolo. La parte di Yahweh. Di Yahweh è il suo popolo. Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura. Lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Come un'aquila che desta la sua nidiata, volteggia sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Il Signore solo ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Stop. Yahweh da solo si è occupato di quel popolo e in ebraico c'è scritto nessun Elohim straniero era con lui. Allora, Dio, l'Altissimo, definisce i confini delle nazioni, assegna i popoli, in questa assegnazione Yahweh riceve quella gente che trova piangente dispersa nel deserto, se ne occupa da solo, senza farsi aiutare da altri Elohim. Allora qui abbiamo Dio che assegna le nazioni ai popoli nei vari territori della terra, poi dice io mi autoassegno, perché così è secondo la teologia, quelli lì, e mi occupo solo di quelli lì, degli altri non mi importa nulla. E di quelli lì mi occupo da solo, non mi faccio aiutare da altri che non esistono. Questo dice la Bibbia che avete in casa, basta leggerla. Fin qui noi potremmo dire, vabbè, misteri di Dio, si occupa di definire i confini di tutti i popoli, tutte le nazioni, però dice non me ne frega niente di nessuno, io mi piglio soltanto quelli lì. E mi occupo di quelli senza farmi aiutare dai miei colleghi che non esistono. Questo è scritto nelle Bibbie che avete in casa. E fin qui, vabbè, uno potrebbe dire, ok, pazienza, cioè accettiamo questa sua scelta. Il problema è che tutta la Bibbia,
tutta la Bibbia, che è un libro di guerra, ci racconta di come Yahweh, cioè questo Dio con il nome di Yahweh, usa i suoi per andare a massacrare i popoli che stavano negli altri territori dove lui con il nome di Elion li aveva messi, ma che adesso come Yahweh gli interessano, e invece di autoassegnarseli come Dio, cosa che avrebbe potuto fare senza bisogno di discutere con nessuno, cosa fa? Li va a massacrare per prendergli i territori e metterci i suoi. Questa è la follia che ci racconta la teologia. E questo è scritto nelle Bibbie che avete in casa. Ok? Se così fosse, e adesso vediamo una delle falsità introdotte dai Masoreti, per adesso teniamo soltanto questi due elementi. Se così fosse, saremmo nelle mani di uno non centrato, cioè che non si ricorda alla sera che cosa lui stesso ha deciso al mattino. Seconda cosa, per porre riparo a ciò che lui stesso ha deciso al mattino, massacra centinaia di migliaia di persone, quando se le sarebbe potute autoassegnare, perché in quanto Dio non doveva discutere con nessuno. 32 milioni di morti. Questo è il calcolo che è stato fatto. Allora, dice che lo fece sulla base del numero dei figli di Israele. Ok? L'abbiamo letto prima. Tenendo conto del numero dei figli di Israele. Esattamente, che vuol dire che lui conta il numero dei figli di Israele, definisce i confini dei popoli, e poi lui, dopo aver contato il numero dei figli di Israele, dice: beh, mi assegno quelli lì. Si vede che gli piaceva il numero. Il problema è che non è così. Il problema è che in tutti i testi più antichi, compresa la Settuaginta, cioè la Bibbia dei 70, compresi tutti i testi di Qumran, comprese altre Bibbie, è scritto chiaramente che lui lo fece contando il numero degli Elohim, non dei figli di Israele. Cioè lui ha contato i suoi, ha diviso le nazioni, ha fatto le assegnazioni, e in quelle assegnazioni lui ha ricevuto quella parte. Yahweh. Questo è ciò che è palesemente raccontato nei codici biblici. E lui se ne è occupato senza farsi aiutare dagli altri. Questo è scritto nelle traduzioni che avete in casa, senza bisogno di traduzioni particolari. Prego. No, mi faccio solo una domanda. Ho letto su Consulenza Ebraica, che è il forum di filologia ebrei che l'attacca, no? Volevo sapere, ma le forme verbali che accompagnano il termine Elohim, che Reg dice plurale, sono al singolare o al plurale? Sia al singolare che al plurale. Per esempio c'è un passo biblico dove ci sono 10 verbi al plurale più tutti i pronomi al plurale riferiti agli Elohim. Quindi ci sono sia gli uni che gli altri, in assoluta tranquillità. Addirittura, avete presente il racconto del vitello d'oro? Sì, perché questa roba qui ce la insegnano al catechismo. Quando gli ebrei dicono ad Aronne: facci degli Elohim, non facci un Dio. E lì il verbo è: vai al cu e cammineranno davanti a noi. Persino lì è il plurale, anche se c'è un vitello solo. Ufficialmente. No, perché loro dicono che è quasi sempre singolare. Ma non è assolutamente vero. Cioè questo è uno dei, veramente, quando la filologia si mette al servizio della teologia, e allora deve, no? Ed è il discorso del plurale di astrazione degli Elohim, al quale ho dedicato un filmato intero 10-12 minuti su YouTube, perché dico, smettiamola di inventare. È tutta la Bibbia che ci racconta che sono tanti questi qui. Smettiamola di cercare di nascondere questa roba qui. Allora, noi abbiamo questo, abbiamo il racconto della Bibbia che ci dice che appunto lui, quando decide che gli interessano dei territori che non gli erano stati assegnati, lui quando ci riesce, ammazza quelli che ci sono, fa ammazzare quelli che ci sono e ci mette i suoi. Leggete il libro di Giosuè, il libro delle cronache, leggete il capitolo 10 del libro di Giosuè, e se invece di Yahweh ci mettete il nome Mugabe, sapete il dittatore attuale che pratica?